Ragazzi e ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Questo è il primo video che registriamo nel 2023, quindi Zeus augura a tutti un buon anno. Speriamo che questo anno sia speciale per tutti noi e, come avete letto dal titolo, oggi andremo a trattare dello shopping Premaman, che in realtà non è Premaman perché ho preso delle cose non proprio nella categoria, non tutte, qualcuna sì, semplicemente per poi poterle sfruttare una volta terminata la gravidanza. Ma prima di iniziare lasciami un like e iscriviti al canale, non dimenticare di attivare anche la campanellina, e se non volete perdervi nessuno dei miei contenuti, idee, outfit, make up, lifestyle, vi aspetto anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Comunque, come sempre, nell'info box vi lascio i link e anche il mio codice sconto su Shein, che non è affiliato, quindi non ci guadagno assolutamente nulla dai vostri acquisti, è solo per far risparmiare qualcosina a voi. E direi di partire dagli accessori. Ho preso due borse perché ho fatto il declutter nella zona borse. Ne ho regalate tantissime e ho deciso di prendere qualcosa di un pochino più particolare, cioè sempre rimanendo nei miei colori classici, però un pochino più particolare. Questa è la prima, che sembra quasi jeans, in realtà non ha il tessuto jeans perché sembra quasi finta pelle. Vi faccio un close up del tessuto per farvi capire, ed è un modello che ultimamente sta spopolando molto e mi piace tanto. Più che altro è molto capiente, ha questa forma a U, ha le cinghiette sul manico, quindi potete anche gestire voi la lunghezza. Questa è la lunghezza standard, che è un pochino più lunga rispetto alla classica borsa da spalla. Mi piace tanto e soprattutto si può abbinare ovunque, perché essendo i jeans la mettete un po' ovunque. La seconda è questa qui bianca, che ha una forma abbastanza particolare, sembra una sottospecie di banana, si va a restringere qui alla fine e ha la particolarità della fibbia, cerco di mettervi a fuoco, che dovete aprire ogni qualvolta che aprite la borsetta. Superiormente alla zip, anche questa ha i dettagli in argento. L'ho presa perché ne ho una bianca con i dettagli in oro e volevo appunto una borsa con i dettagli argento, molto particolare. Anche questa ha le fibbie, potete gestire la lunghezza. Questa qui sul sito di Shein la trovate soltanto bianca, però è un bianco reale, non è un bianco sporco. Ma passiamo ora alla questione Premaman. Ho preso due pigiami proprio nella sezione specifica e di uno, questo qui che vi mostro, sono soddisfatta, l'altro mi ha deluso un po'. Allora, vi faccio vedere prima questo qua, che devo dire molto elegante. La cosa che ho notato in questa sezione è che tutti i pigiami Premaman hanno un attacco, uno slaccio, non so come chiamarlo, facile per l'allattamento, appunto. Questo qui ha tutti i bottoncini sul davanti, il tessuto è medio leggero, non è leggerissimo, però c'era anche in pile. Io non l'ho preso perché partorirò appunto ad aprile, quindi non è che metto il pile ad aprile, almeno spero di non mettere il pile ad aprile, e ho preso questi qui così li riesco a sfruttare più avanti. C'è in due colorazioni, mi sa questo, io l'ho preso grigio per la questione peli Zeus, grigio su grigio non si vede niente, ha i bottoncini neri e come taglia ho preso la taglia M. Fatto bene, perché il pantalone è davvero molto comodo. Questo qui nello specifico ha il classico elastico per la pancia, quello lì che gestite voi, diventa più stretto o più largo in base all'aumento della pancia. Per adesso io l'ho messo in questa misura e devo dire mi va largo, però sto comoda perché io ora sto utilizzando i pigiami di Manuel, quindi diciamo che dovevo prendere due pigiami per stare comoda. E anche come lunghezza è perfetto. Questo qui ve lo consiglio. Per quanto riguarda il secondo, sul sito in realtà non c'era scritto che c'era l'elastico come questo qui grigio che vi ho mostrato ora, ma pensavo che essendo nella sezione Premaman ci fosse. In realtà no, ha l'elastico classico. Anche di questo ho preso una taglia M
e l'elastico arriva molto alto, quindi sopra la pancia. Come vi dicevo, ho preso la M, ma se avessi saputo che l'elastico non aveva la gradazione avrei preso una L, perché non sopporto niente, soprattutto ultimamente sto soffrendo di acidità di stomaco e dopo aver cenato, quando mi metto il pigiama e mi sento stretta con l'elastico, muoio totalmente, quindi cioè, se prendi una taglia in più, ok, il tessuto è molto più leggero rispetto all'altro. Mi piaceva che aveva tutti questi pois verdi, era l'unica colorazione disponibile sul sito, e la parte superiore è quella che mi ha colpito di più, perché è una classica magliettina, ma poi vi farò vedere, poi una volta indossato si scopre e può uscire, può fuoriuscire il seno per l'allattamento, sia a destra che a sinistra. Cerco di, ok, così vedete, ha proprio la parte superiore, diventa una canotta per intenderci sotto. Molto comoda la parte superiore, il problema è l'elastico, anche se poi il pantalone ha effettivamente lo spazio per la pancia, cioè è predisposto come un pigiama prima man per donne incinte, ma senza la possibilità di graduare l'elastico. Proseguiamo poi con i completi, perché ho preso tutti i completi morbidi in maglia. Questo qui è l'unico con la gonna. Sul davanti al taglio dritto, sul retro invece ha lo spacchetto. Ho preso una taglia S. L'elastico in vita è tanto tanto stretto. Io ho una vita abbastanza piccola e mi va bene, però è un po' fastidioso, quindi vi consiglio una M. E per quanto riguarda invece la parte di sopra, è il maglioncino over. Sul sito, ma io vi lascerò qui la foto sulla mia faccia, risulta molto over. E anche i commenti dicono che veste over, ma raga, a me non arriva dove arriva la modella. Quindi taglia in più, consigliata, taglia in più. Il prossimo completo è composto dal pantalone ed è della linea Motf di Shein. Ho preso una taglia M e la linea Motf, per chi non la conoscesse, è quella un pochino più high cost, infatti ha il 9% di lana, è un pochino più pesante. Ho preso un classico completo nero a costine, faccio il close up. La vita, cioè l'elastico in vita, è molto morbido e quindi per me super approvato. Anche la lunghezza, il taglio del pantalone è un taglio a campana, ma non troppo, quindi risulta comunque un wide leg molto molto bello. La parte superiore invece è semplicissima, è un maglioncino con il richiamo a V bianco, vedete? Sembra che sono due maglie, in realtà è soltanto un pezzettino di stoffa. E è molto caldo, molto caldo. Anche la lunghezza è giusta, mi sarebbe piaciuta un pochino più lunga. Come al solito, io essendo alta 1,78 faccio sempre un po' di difficoltà a trovare la giusta lunghezza, però il pantalone mi ha soddisfatto, con una sneakers sotto, perfetto. E poi non potevo non prendere il famoso leggings Premaman, anche questo appunto nella sezione specifica che mi avete consigliato voi sotto uno degli ultimi video. Allora, io ho preso una taglia S, si parte dalla taglia S fino alla XL o la doppia XL, non ricordo, comunque l'ho preso nero e ha proprio la caratteristica di avere la parte superiore alta che copre la pancia. Ok, perfetto. Quando l'ho visto così, sono sincera, pensavo fosse molto corto. Invece anche su di me, che sono 1,78, ripeto, è perfetta come lunghezza. Non è trasparente, ha un bel tessuto, non è di quelli lucidi, però non è neanche di quelli opachi, cioè non prende peli, per intenderci, ha proprio un bel tessuto. L'unica cosa è questa parte superiore, nonostante io ho preso una S, mi va leggermente larga, mi fa leggermente un po' di difetto nella parte superiore, ma poi lo vedrete indossato per capire meglio. Se non ci fosse stato quel piccolo difetto era perfetto, ma credo che ora con l'aumento delle settimane, io ora sono alla 24esima settimana, penso che dovrei riempire questo vuoto, boh, non lo so, chi lo sa. Per il resto non ho assolutamente nulla da dire su questo capo, ha un'ottima vestibilità, è comodo e soprattutto costa poco, viene 9 euro che poi col mio codice sconto viene ancora meno, e quindi consigliato.
probabilmente lo prenderò anche in altre colorazioni, anche perché non sono pro ai jeans Premaman, e perché ritengo che poi non li utilizzerò mai più e preferisco i leggings, che secondo me posso utilizzare anche più avanti, post gravidanza. Proseguiamo ora con l'ultimo completo, sempre in maglia, un pochino più pesante, che boccio. Sì, avete sentito bene, se siete alte come me, non lo prendete, non sprecate i vostri soldi. Se siete un pochino più basse, ma anche di 5 cm, di 3 cm, prendetelo. Ho preso una taglia S, forse avrei dovuto prendere la M, ma non credo che tra la S e la M cambia molto per quanto riguarda la lunghezza del pantalone. L'elastico è abbastanza anche morbido, quindi non è la questione dell'elastico, ma è proprio la questione della lunghezza. Mi piaceva tantissimo perché, essendo in maglia, tra l'altro sempre a costine, di questo color marrone, caffè, cioccolato, mi faceva impazzire sulla modella, ma un flop per la mia altezza. La parte superiore ha questo maglioncino over con i due spacchi laterali, anche questo molto bello, vedete, così ha la manichetta con il risvolto appuntato, taglio del collo, girocollo, bello bello bello, ma non per chi è alta come me. E siamo giunti al termine, come sempre fatemi sapere se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di iscrivervi, vi aspettiamo anche su Instagram e su TikTok, vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai bombo! Ciao ragazzi!